Eccoli i cavalli allineati dietro al mezzo meccanico, la macchina che prende velocità, stacca, partiti in questo momento, con il numero 6 in lotta con Pato F. Eccoli i cavalli che vanno ad affrontare la piegata, c'è il numero 6 di Palmariva Tekiova che prova a scendere lo steccato al comando, passaggio ai 200, 14 netto per Palmariva Tekiova che è andato a prendersi la testa della corsa, decisa la partenza di Chiara Nardo. Porfirio Fern con Giancarlo Baldi si è sistemato in seconda posizione, poi c'è Prinzi B Power in terza in questo momento, 28,6 passaggio ai 400, molto buona la fiondata iniziale grazie anche all'azione di Palmariva Tekiova che detta il ritmo e sono ritmi sostenuti in questa prima parte di corsa. Intanto per corsie esterne prova a migliorarsi Pipino Baggins, 44,3, siamo al passaggio ai 600, si torna a transitare sotto le tribune, al comando il 6 pilotato da Chiara Nardo, più indietro Porfirio Ferm, poi per corsie esterne si muove Pato F, terzo sullo steccato invece Prinzi B Power, 59,4 passaggio al mezzo miglio. Cavalli che stanno affrontando la penultima piegata, ritmo intenso con Palmariva Tekiova, pilotata da Chiara Nardo, ancora al comando, 1.13.9, passaggio al chilometro, prova ad avvicinarsi alla battistrada, Pato F con Andrea Farolfi in sulchi, più indietro, secondo in corda, Porfirio Ferm, cavalli a 400 dall'epilogo, andiamo verso l'ultima piegata, ancora Palmariva Tekiova al comando della corsa, con vicino ad incalzare il comando di Chiara Nardo il numero 5 di Pato F, siamo a 200 dall'epilogo, i due sono uno vicino all'altro quando si va all'imbocco della retta d'arrivo, vediamo una retta che si preannuncia di tutto interesse con questo testa a testa tra i due, Pato F, Palmariva Tekiova, duello testa a testa con Pato F che riesce a chiudere davanti al 6 di Palmariva Tekiova per la terza piazza, Porfirio Ferme.